ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Subito i lavori di dragaggio al porto di Giulianova, o le imbarcazioni rischieranno di incagliarsi per via dell'insabbiamento nei punti di attracco. È la richiesta fatta dalle autorità marittime locali alla regione Abruzzo nel corso di un incontro che si è tenuto nella sede dell'ufficio circondariale marittimo tra il comandante, il tenente di vascello Daniela Sutera, il nuovo dirigente regionale per le opere marittime, l'ingegner Marcello D'Alberto, e i vertici dell'ente porto. In passato la Guardia Costiera aveva più volte sollecitato l'organo regionale affinché si prendesse in seria considerazione il problema, ma solo grazie all'insediamento del nuovo dirigente finalmente è stato possibile affrontare la delicata questione. Devo dire che la Regione ha risposto prontamente insieme all'ente porto alla nostra convocazione, che già era stata richiesta. Abbiamo fatto anche un sopralluogo nel bacino portuale e palese ovviamente questa situazione che si è creata in questi giorni di primavera, diciamo di equinozio di primavera, delle forti escursioni di maree, che sicuramente non stanno aiutando con la situazione già nota del porto di Giulianova. La navigazione all'interno del bacino portuale giuliese è complicata e la straordinaria bassa marea di questi ultimi giorni, che ha toccato anche punte di meno un metro, ha reso ancora più difficile le operazioni di entrata e uscita, oltre che di ormeggio, dei pescherecci. L'ingegner D'Alberto ha assicurato che a breve saranno eseguiti i rilievi batimetrici che erano stati richiesti dalla Capitaneria. Noi avevamo già da tempo richiesti i rilievi, ma adesso hanno un'urgenza veramente necessaria, e quindi c'è bisogno veramente di questo intervento di rilievi per renderci conto di cosa c'è sotto ovviamente il livello del mare, per capire che tipo di accumuli sono e in che quantità si sono creati, per poi ovviamente poi disporre eventuali interventi che verranno finanziati dalla Regione, essendo un porto di rilevanza regionale.